L'Alma Juventus Fano è un patrimonio della collettività e può diventare un brand della città della fortuna. Ne sono convinti il patron Claudio Gabellini, l'avvocato Giovanni Orciani e il sindaco di Fano Massimo Seri, che oggi in comune hanno presentato la nuova iniziativa promossa dalla cooperativa Alma nel Cuore. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per permettere ai fanesi di diventare protagonisti della gestione e delle attività della società e garantire al tempo stesso una solida base finanziaria. Oggi ci troviamo una situazione assolutamente positiva perché la società gode di buona salute, però ecco, in una prospettiva futura siamo alla ricerca di un ampliamento della partecipazione e anche della governance, anche come elemento di stimolo a organizzare nuove iniziative, perché l'Alma non deve essere un qualcosa di statico dove c'è una squadra che partecipa a un campionato con la speranza che sia un buon campionato, ma c'è un settore giovanile, c'è un movimento attorno che può essere, come dire, stimolato, arricchito con la partecipazione di tutti. Nonostante la crisi economica, Gabellini non ha mai mollato la presa per mantenere viva la tradizione della squadra ed ora che è rimasto solo al comando, appoggia questo nuovo progetto ambizioso per condurre l'Alma, ha detto, nei palcoscenici che merita. Il presidente Granata ha annunciato anche la sfida del futuro, e cioè modernizzare le strutture che sono diventate ormai obsolete. E il nuovo modo per poter ottenere le risorse necessarie a realizzare questi progetti è proprio l'iniziativa portata avanti dalla cooperativa Alma nel Cuore, alla quale Gabellini trasferirà il 10% delle quote. Se noi rimaniamo legati a un presidente, per quanto per il presidente Gabellini dobbiamo essere tutti riconoscenti, però è una persona che oggi c'è, domani non c'è, allora tutti noi rivendichiamo l'Alma come un patrimonio della città, e allora la città deve patrimonializzare questo patrimonio. Quindi se ognuno nei limiti delle sue possibilità mette a disposizione una certa cifra, una certa somma, e quindi all'interno della cooperativa che detiene una quota della società del Fano Calcio, ecco che la società ha una quota di minoranza, speriamo di arrivare alla maggioranza. Questo quindi permette di avere una stabilità finanziaria su cui poi porre le basi per eventuali sostituzioni del socio di maggioranza e quant'altro. Venerdì 15 gennaio alle ore 20:30 si svolgerà una serata al ristorante Chef Fish House di Fano per promuovere la campagna di adesioni e illustrare nei dettagli l'iniziativa.